Michelangelo Massara, Private Wealth Advisory. Michelangelo, ben trovato e buongiorno. Buongiorno a te e buongiorno a tutti. Allora, stiamo vedendo come i mercati oggi stiano leggermente rallentando, ma è comunque, come detto, una seduta interlocutoria. La vera domanda che ci ponevamo anche in pubblicità è, insomma, capire, interpretare al meglio segnali che al momento sono un po' contraddittori, perché sembra che si salga, poi si scende, poi c'è l'attesa per la Fed, poi c'è Omicron e abbiamo corso troppo, perché insomma lo sappiamo, dal 2020 le borse hanno corso tantissimo, complici le banche centrali chiamate a esprimersi questa settimana, e poi ci sono le scadenze. Insomma, è vero che le borse mandano segnali un po' contrastanti, ma d'altra parte è il periodo che è proprio volatile di suo a livello anche di notizie di stretta attualità. Michelangelo, che idea ti stai facendo del contesto della situazione? Sì, una volatilità tipica, diciamo, del mese di dicembre, soprattutto quando siamo vicino alle scadenze, alle tre scadenze coincidenti americane, e quando siamo in attesa naturalmente di decisioni da parte di banche centrali, e continuiamo a percepire, a ricevere i dati naturalmente arrivanti, che arrivano dall'America, dall'Europa per quanto riguarda il discorso delle società, ma anche il discorso naturalmente che ci ha accompagnato, ahimè purtroppo, nell'ultimo anno e mezzo, ormai quasi due, per quanto riguarda naturalmente il Covid. Covid che aveva spaventato molto l'ultima variante non più di 2-3 settimane fa, parzialmente rientrato, ma i cui dati effettivi li conosceremo solo in questi giorni, nelle prossime settimane. Eravamo partiti da una situazione di massimo pericolo, abbiamo capito poi nel durante che ha un altissimo livello di contagiosità, ma anche per chi aveva già fatto il vaccino, anche eventualmente in alcuni casi per chi aveva fatto la terza dose, ma il pericolo maggiore è quello di poter finire in ospedale o addirittura terapia intensiva. Abbiamo visto che per chi è vaccinato è ridotto ai minimi termini. Ecco, questo è sicuramente un ottimo segnale. Di contro, naturalmente, abbiamo situazioni geopolitiche. Abbiamo visto quella che è la notizia principe della scorsa settimana, il discorso della possibile, diciamo, chiamiamolo così, scaramuccia barra guerra, tensione fra l'Ucraina e la Russia, e quindi automaticamente l'Europa e l'Alleanza Atlantica che viene tirata direttamente in ballo. Ecco, queste cose poi che sono geopolitiche vanno a incidere anche su quelle che sono poi le situazioni e le quotazioni di alcune materie prime, fra cui quelle del Brent. Ecco, il Brent che nell'ultima settimana, poi come vedremo anche dai grafici, si è mosso in una, sembrerebbe che sia intenzionato a continuare, dopo aver raggiunto dei massimi relativi, un suo ritracciamento, e questo al netto di quello che poi sono i valori delle quotazioni delle società direttamente collegate, potrebbe essere anche un benefit, perché potrebbe portare una momentanea diminuzione dell'inflazione e quindi permettere a tutto il settore che è fortemente esposto sia verso un prezzo di produzione dell'energia, sia l'economia in generale, di poter permettere un ulteriore incremento rispetto a una situazione nella quale invece abbiamo prezzi energetici troppo, troppo elevati. Prezzi energetici, chiedo scusa, ancora troppo elevati, e proprio questo venerdì, se non ricordo male, faccio un check veloce proprio al volo sul mio telefono, perché poi insomma le notizie arrivano e non sempre te le segni. Esatto, questa settimana, venerdì 17 dicembre, gli Stati Uniti, qui parleremo ovviamente di WTI, ma comunque sempre petrolio, e occhio alle scorte oggi alle 16.30, gli States venderanno circa 18 milioni di barili di petrolio dalla propria riserva strategica di petrolio. Ricordiamo che insomma alla fine di novembre Biden aveva annunciato il volume di vendita cumulativo della produzione di petrolio delle riserve strategiche per un importo di 50 milioni di barili, in collaborazione con altri paesi consumatori, tra cui Cina, India, Corea del Sud, per combattere l'aumento del costo del carburante. I paesi dell'OPEC, che vivono sostanzialmente di petrolio, hanno tutto l'interesse a mantenere il prezzo
prezzo alto anche per recuperare le perdite registrate insomma nel 2020, quando tutto si è paralizzato, compresi ovviamente i trasporti, la produzione, una produzione adesso ritenuta insufficiente dai consumatori e che sta determinando appunto prezzi alti. E così gli Stati Uniti e gli altri paesi consumatori hanno deciso di mettere in gioco insomma le parte delle proprie scorte strategiche, quindi più offerta, e quindi il prezzo è sceso abbastanza, magari non quanto si aspettavano, ma è interessante come l'OPEC abbia porto il proprio ramoscello d'ulivo, perché tutti si aspettavano: oddio, se c'è più petrolio adesso loro chiudono ulteriormente di più i rubinetti. E invece non è stato così. Ovviamente l'OPEC ha interesse a mantenere il prezzo del petrolio alto, ai paesi dell'OPEC Plus un po' meno, la Russia fa spallucce, perché tanto oltre al petrolio può vantare insomma di avere, ha la fortuna di avere giacimenti minerari, materie prime agricole, è il primo esportatore di grano, con cui mica per niente fermentato da origine alla vodka, che i russi bevono come e quanto più noi beviamo il vino. Caro Michelangelo, torno da te per chiederti se è scontato l'esito, ovviamente se vuoi integrare questo mio volo pindarico sull'OPEC è libero di farlo, se no ti chiedo che cosa ti aspetti dalla Fed, se sei d'accordo che tutti sanno che cosa farà e quindi sarà una conferenza stampa scontata, o se ti aspetti delle sorprese dato che Omicron comincia a spaventare. No, in realtà ci potrebbero essere comunque delle sorprese, anche perché abbiamo visto che negli ultimi appuntamenti più o meno non ci sono state grosse novità, tranne l'ultimo appuntamento, l'ultimissimo fatto, ma sarà molto importante capire le parole che verranno utilizzate. La manovra fatta dal governo americano e quindi anche poi dall'OPEC, la volontà di mettere a disposizione maggior petrolio, sicuramente, secondo me, potrebbe essere una scelta assolutamente opportuna in questo momento. Cioè, abbiamo casi che comunque ricominciano a salire in America, non si vuole rallentare in maniera eccessiva l'economia, già i prezzi energetici sono troppo elevati, come intervenire? Beh, principalmente nella maniera principale, andiamo a calmierare per quello che è possibile i prezzi energetici, quindi la bolla sulla parte energetica, e contemporaneamente forniamo un'ottima sponda alla Fed per poter eventualmente o rallentare la decisione poi di rialzo dei titoli, degli interessi dei titoli di Stato, o rallentare la diminuzione del riacquisto delle obbligazioni, perché ricordiamoci che ci sono questi due fattori importanti: da una parte il riacquisto delle obbligazioni, dall'altra parte il tasso di interesse effettivo. Ecco, sono le due manovre che naturalmente in questo momento il mercato da una parte vorrebbe vedere al fine di tenere sotto controllo l'inflazione, avere una crescita più stabile, dall'altra non vorrebbe vederlo, perché tanto più il tasso di interesse rimane basso, tanto più le società si possono indebitare, fare buyback e fare investimenti. Quindi siamo in una situazione in cui anche le parole che verranno utilizzate saranno ponderate e avranno comunque il loro peso, ma mediamente, nel medio periodo, una situazione con inflazione comunque sotto controllo, che piano piano inizia a regredire, può dare solo un ottimo segnale per quanto riguarda il futuro, sia in termini di crescita reale di PIL, sia per quanto riguarda naturalmente quello che sarà il movimento dei tassi di interesse. E allora è il momento, caro Michelangelo, di osservare insomma le tue analisi cicliche, strategie di portafoglio 4.0. A te la parola. Ripartiamo come di consueto dallo spread, se non ricordo male. Certo, oppure... assolutamente sì. Okay. Ripartiamo dallo spread. Vai. Spread a 129.3. 129.3, settimana scorsa l'aveva lasciato a 126, quindi più o meno uno spread stabile. Ecco, questo è una situazione un po' particolare, perché con il miglioramento di rating che noi abbiamo avuto, teoricamente ci si sarebbe dovuti aspettare un miglioramento parziale ma sostanzioso in termini di punti. Cioè,
sicuramente si sarebbe dovuto più avvicinare alla parte inferiore, il 110, il 100, non dico magari scendere sotto il 100, ma rimanere almeno nell'intorno del 100. In realtà questo non è avvenuto e non è una cosa positiva, anche perché ricordiamoci che uno dei due fattori che incidono sullo spread è proprio il rendimento del BTP a 10 anni che vediamo in questo momento. E il rendimento BTP in 10 anni che è leggermente salito, quindi 0,889 era martedì scorso, 0,918, quindi 9,2 in questo momento. Anche qui un rendimento che in realtà dovrebbe, in funzione del miglioramento del rating dato, dovrebbe, o della prospettiva, dovrebbe comunque tendere a dovrebbe tendere a diminuire se guardiamo gli aspetti macroeconomici. Ahimè, purtroppo c'è una situazione a livello globale dove ormai tutti hanno preso consapevolezza, il mercato prima come se era in una situazione di bolla, quindi quasi non se ne accorgeva, non voleva vedere, ma dove i tassi di interesse saranno destinati a salire. Prima in America, prima a livello globale, cosa che hanno già fatto, e poi come ultima operazione ci sarà anche quella naturalmente a livello europeo. E allora vediamo come hanno reagito ulteriormente i mercati. Questa è la situazione dello Standard & Poor's 500 a livello mensile. Ecco, in questo momento il mercato a livello mensile, dopo il ritracciamento fatto durante questo mese, nelle ultime 2 settimane, sembrerebbe che sia che abbia la volontà e la forza di provare a ritornare e testare i suoi massimi assoluti e perché no, eventualmente superarli. E ancora più visibile questa situazione se analizziamo e se vediamo questo che è il movimento settimanale, quindi il segnale short, il tentativo di ulteriore ribasso, diciamo si è quasi appoggiato nell'area del trend line rialzista che parte da settembre 2020 ed ecco qua un segnale di forza, un segnale di forza però con un punto di domanda. Sarebbe stato un ottimo segnale di forza che avrebbe generato sicuramente un buy molto forte, addirittura superamento del massimo assoluto precedente 4.743, ma siamo in una situazione per cui se per caso dovesse continuare il movimento laterale ribassista a livello weekly, quindi a livello settimanale, potrebbe andare a creare poi una divergenza che darebbe il segnale quasi di doppio massimo momentaneo su weekly, che poi potrebbe portare alla formazione di un canale decrescente. Ovviamente, considerando che poi c'è la scadenza delle opzioni, considerando appunto che ci sono i dati americani sui tassi e sulle scelte, ecco, il mercato potrebbe ballare un po'. Io sinceramente non andrei a aprire nuove operazioni in questo momento, ma attenderei la fine della chiusura della settimana, che più o meno coincide anche con quella di fine anno, per capire effettivamente la direzione dei mercati. Ballare un po' Stesso. non vuol dire quindi salti mortali, otto volante, è più un tagadà, diciamo così. Sì, mi aspetto più un movimento come ha fatto d'altronde qua, si vede anche a livello settimanale, un movimento anche all'interno della stessa settimana con il mercato che parte in una direzione, poi magari cambia idea, poi magari ritorna sulla stessa direzione di prima, anche perché il grosso dei movimenti sulle posizioni dovrebbe essere stato fatto in queste ultime 3 settimane. Certo, se ci dovessero essere rotture a rialzo o a ribasso, potrebbero scattare i famosi stop loss. Ecco, questi potrebbero dare un maggior movimento al mercato, ma anche a livello valutario, i movimenti sono relativamente di breve, sono attendisti appunto di quello che succederà nei prossimi giorni. Questo lo possiamo vedere anche a livello di Nasdaq, quindi Sì. sul mensile. Il ritracciamento parziale che sta facendo, quindi sarà importante capire questa candela, che è quella attuale mensile, come naturalmente andrà a chiudere. E anche qui a livello settimanale, dopo il discreto recupero fatto settimana scorsa, però non è riuscito a rompere i 16.447, quindi il grafico del Nasdaq è leggermente peggiore rispetto a quello dello Standard & Poor's, intendo come possibilità di ulteriore superamento o rottura dei massimi assoluti, e qui si muoverà probabilmente fra 16.447 e la parte inferiore che possiamo dire intorno ai 15.400, 15.500, cioè in corrispettiva del doppio minimo delle scorse seconda e terza, rispettivamente seconda e terza settimana. È ancora in un trend ascendente, ancora in un canale ascendente, ma sarà importante capire come chiuderà naturalmente questa settimana.
La Germania, che dopo aver toccato con il mese scorso il suo massimo assoluto a 16.295, anche lei ha avuto un movimento di storno. Qua siamo ancora in un ritracciamento parziale del movimento della scorsa settimana. Lo possiamo vedere ancora meglio qua sul grafico settimanale. Quindi questo è il segnale di 4 settimane, 2-4 settimane fa, sì, quindi un bel segnale sell. Con recupero immediato parziale, quindi ritracciamento parziale rispetto al suo segnale, al segnale stesso sell, e la non capacità comunque di riuscire a rompere per il momento il 15.806. Ecco, anche qua 15.806 e poi 16.030 diventeranno fondamentali per capire se il movimento è laterale, ribassista, o se ci sarà la possibilità di andare a riattaccare i 16.295. Al momento sembrerebbe che il mercato sia più intenzionato a fare un movimento di parziale ritracciamento, parziale, diciamo, scarico, comunque rispetto al tentativo di rimbalzo che è partito la scorsa settimana. Qui dipenderà molto ovviamente dai dati che arriveranno, come dicevamo poc'anzi. L'Italia che anche lei, dopo aver raggiunto il 28.043, dopo il movimento che è uguale a quello fatto nelle scorse settimane, questo a livello grafico mensile, sta tentando anche lei il rimbalzo, ma ovviamente è una fotocopia di quello che succede a livello europeo e quello che sta succedendo parzialmente sui mercati americani. A livello settimanale, anche qui abbiamo questo ulteriore tentativo di, diciamo, ritracciamento, di recupero rispetto alle tre candele discendenti di 5, 6, 5, 4, 3 settimane fa. E anche qui, come negli altri mercati, questo inizio di settimana purtroppo si è concretizzato come un inizio di settimana negativo. Sarà importante capire anche qui quale sarà la chiusura della candela a livello settimanale. Ecco qui il Brent di cui stavamo parlando Con prima, cui abbiamo Giacomo. iniziato esatto il nostro ragionamento, vai. Certo, allora possiamo osservare tranquillamente come, dopo aver raggiunto nelle scorse settimane l'area 87 che avevamo indicato come forte resistenza, ha fatto un ritracciamento fino in area circa 65 con lo spauracchio, diciamo, delle scorse 2 settimane per Omicron. L'ulteriore tentativo di recupero è andato sulla sua media mobile, è andato in area 76-77 e di nuovo anche qui sembrerebbe, come dicevamo prima, che il mercato sia portato a effettuare un ritracciamento. Un ritracciamento sarà importante la chiusura di questa settimana, ma se dovesse chiudere sotto la sua seconda media mobile, 71 è il primo obiettivo, 67, area 67 è il secondo, ma se dovesse andare a rompere anche il trend line supportivo, diciamo, degli ultimi 3 mesi, allora sì che si potrebbe concretizzare un ulteriore movimento ribassista. Prima in area 57-45, poi addirittura fino in area 50. Diciamo che la situazione macroeconomica in questo momento non dovrebbe portare a questo movimento, ma se dovesse comunque assestarsi in questa parte di prezzo, sicuramente sarebbe un win-win perché tutti momentaneamente andrebbero a vincere, soprattutto con una prospettiva di medio termine, per le motivazioni che abbiamo detto prima. E quindi io spero a questo punto, per l'economia, che il prezzo possa assestarsi almeno all'interno, diciamo, di questo parametro, quindi compreso fra i 64 e i 74 dollari. Ma anche, perché no, scendere anche sotto i 60 non ci sarebbe diciamo, non vedrei grosse problematiche, e vedrei anzi la possibilità comunque di continuare un ragionamento fatto sulle energie alternative, perché questo giustifica ancora energie alternative, ma contemporaneamente ci potrebbe essere un rallentamento per quanto riguarda la tensione inflazionistica. Oro. Oro che ormai Comma è da. farmacologico per loro. Certo, assolutamente, è da 2 settimane che all'interno di questo range 1790-1746
Ha fatto una falsa rottura del suo trend di supporto rialzista partito, diciamo, in area luglio-agosto del 2021, è ancora all'interno di questo bel canale, triangolo giallo che abbiamo tracciato ormai da mesi e che ci vede naturalmente l'oro sempre in tentativo di compressione. È logico che a questo punto, anche in funzione delle notizie che usciranno e in funzione del fatto che giungiamo, diciamo, piano piano verso la nuova situazione che è quella di fine anno, ecco, qua ci potrebbero essere dei movimenti anche interessanti, perché un'eventuale rottura al rialzo della sua doppia media mobile, nonché la rottura del trend line, quindi diciamo andando in area 1821 e perché no la rottura del 1831, potrebbe dare un ottimo segnale rialzista. Al contrario, un movimento ulteriore di ritracciamento, quindi la rottura definitiva con chiusura settimanale, cosa che non è avvenuta nelle scorse settimane, sotto il 1764, potrebbe riportare tranquillamente il movimento all'interno del suo canale, andando poi a ricercare il suo supporto in area 1688-1670. Ecco perché diventa fondamentale il movimento che riuscirà a fare in queste 2 settimane, ovviamente con delle candele interessanti, non sicuramente con le candele di queste dimensioni che storicamente abbiamo visto veramente in pochissimi casi. 3.800 dollari l'oncia, la doppia media mobile 1.830, più che resistenze mi sembrano cemento armato al momento Assolutamente sì, per l'oro. Però assolutamente sì, ma effettivamente. è anche dovuto al momento storico e ai dati storici macro. Quindi possiamo tranquillamente vedere, e così andiamo in chiusura, il Bitcoin. Sì. Allora, Bitcoin, ecco, Bitcoin è una situazione un pochettino particolare perché dopo aver iniziato il suo ritracciamento nelle ultime 2, 4, 5 settimane, dopo aver dato il suo bel segnale comunque short confermato 4 settimane fa, sembrerebbe che sia intenzionato per il momento, ma vediamo anche la chiusura di questa settimana che diventerà importantissima, a rompere sotto i 47.135. Se questo dovesse avvenire, quindi dovesse confermare questa ulteriore candela ribassista piena, potrebbe tranquillamente andare a rompere anche il supporto dei 40.000 e andarsi eventualmente a poggiare in area 39.000, dove c'è il trend line rialzista che parte anche in questo caso da ottobre 2020. Che cosa stiamo aspettando noi? Stiamo aspettando un forte canale long, un forte segnale long, scusatemi, che vada a rompere naturalmente le sue 2 medie mobili, che vada a rompere questo trend line ribassista a livello settimanale e che dia la possibilità al Bitcoin di tornare verso una posizione long per andare a ritoccare eventualmente i suoi massimi relativi. Solo la non rottura del precedente minimo in area 28.707 potrebbe determinare un ulteriore movimento laterale rialzista del Bitcoin. Sto parlando solo a livello grafico, naturalmente. Certo. Se invece ciò non dovesse avvenire, quindi ci fosse un ritracciamento tale per cui rompe i 39 e va a rompere addirittura i 28.708 con conferma, allora potrebbe aver segnato momentaneamente la fine di un movimento abbastanza lungo, ma partito fondamentalmente, perché il movimento grosso l'abbiamo avuto sopra i 19.375, quindi partito a novembre del 2020. Ecco perché diventa importante capire quale sarà il movimento nei prossimi giorni e soprattutto nelle prossime settimane, la forza relativa che potrebbe recuperare o non recuperare questa criptovaluta. Ti chiedo di essere telegrafico perché siamo un po' in ritardo, ma ti giro ugualmente la domanda di Massimo, Michelangelo, che ti chiede: non credi che tra il posizionamento tecnico della maggior parte dei costituenti dei principali indici e gli stessi ci sia, chiedo scusa, una forte divergenza e il posizionamento degli indici ci stia dando delle indicazioni poco attendibili? Poi, insomma, ringraziamenti, complimenti, dice spero di rivederti presto, forse già vi conoscete, non lo so, però insomma ti chiedo per quanto possibile di essere molto sintetico perché siamo un po' in ritardo, Michelangelo. Sì, è proprio questo. Cioè, nel senso, quando guardavamo prima il grafico a livello di Standard & Poor's, il segnale della settimana scorsa a livello grafico era sicuramente un segnale quasi perfetto di long, ma ci sono tutti quei punti di domanda
importanti che diventano fondamentali, a cui bisogna dare risposta guardando il movimento finale di questa settimana e soprattutto osservando i dati economici che verranno rilasciati in questi giorni. Quindi sì, esiste una possibile situazione nella quale il movimento dei mercati non coincide esattamente con le prospettive, con quelle che saranno le evoluzioni future. Private Wealth Advisory, Michelangelo Massara, grazie come sempre per essere stato qui con noi. Alla prossima e buon proseguimento. Grazie a te, arrivederci a tutti.